Intelligenza artificiale e l'uso delle nuove macchine è stato il tema della terza edizione della Martini Lecture. L'iniziativa promossa dal Centro Carlo Maria Martini in collaborazione con l'Università di Milano Bicocca, la Fondazione Carlo Maria Martini e la Casa Editrice Bompiani, con il patrocinio della Diocesi di Milano, è dedicata alla lettura attualizzata del Magistero del Cardinale Martini. Luciano Floridi, una delle voci più autorevoli della filosofia contemporanea, e Federico Cabizza, tra i maggiori esperti di intelligenza artificiale, hanno offerto il loro contributo al tentativo di dare una risposta all'interrogativo che accompagna l'utilizzo dei sistemi intelligenti. Concorreranno alla costruzione di una nuova umanità o a quella di un ecosistema nel quale l'uomo sarà ai margini? Introdotti da Padre Carlo Casalone, presidente della Fondazione Carlo Maria Martini, i relatori hanno mosso le loro riflessioni partendo da alcuni testi del cardinale che ha guidato la diocesi di Milano dal 1980 al 2002. Il professor Cabizza ha posto in risalto in particolare il tema della responsabilità. A mio parere dobbiamo pensare a ciò che non si può tradurre in programma e quindi ad esempio i quesiti etici, se qualcosa sia giusto o sbagliato. È importante capire che cosa rimane a capo a noi, cioè quello che dobbiamo fare noi e che possono fare le macchine per aiutarci. Quindi la questione etica e morale, a mio parere, non dovrebbe essere iscritta nelle macchine e nei robot, ma dovrebbe essere sempre un essere umano che si pone la domanda se quello che sta per fare, anche con l'aiuto di un robot, sia giusto oppure no, e darsi una risposta sulla base dell'ambiente culturale e sociale in cui vive. Anche dal professor Floridi un invito alla responsabilità. Oggi la sfida che abbiamo davanti non è quella dell'innovazione soltanto, la sfida reale è la governance del digitale. Non che cosa andremo a costruire, ma che cosa faremo con quello che andremo costruendo. Questo è il vero problema. Questo richiede anche un'enorme presa di coscienza, di consapevolezza, perché vuol dire avere più responsabilità in quello che andiamo a fare. Non vuol dire non sperimentare, ma sperimentare con intelligenza e in vista di un benessere che faccia bene sia alle aziende, sia alla società, sia all'ambiente. La cosa straordinaria è che si può fare. Formare professionisti che sappiano occuparsi di intelligenza artificiale nella sua complessità e nelle sue molteplici sfaccettature è l'obiettivo del nuovo corso di laurea triennale interateneo istituito dalle Università di Milano Bicocca, Statale e Pavia. Lo ha ricordato la rettrice Giovanna Iannantoni. Il nostro obiettivo con questo corso di laurea, che poi avrà due magistrali che seguiranno, era proprio quello di dare un approccio olistico e multidisciplinare a questa che è la materia del futuro. Infatti i nostri ragazzi che inizieranno a studiare proprio in questi giorni questa materia si ritroveranno ovviamente corsi di informatica, di fisica, di statistica, di matematica, ma anche di psicologia, di filosofia, di scienze giuridiche, proprio per avere un approccio completo ad una materia così complessa che però determina il futuro anche economico del nostro paese e del nostro mondo. Quindi non ne dobbiamo avere paura, ma va compresa sin dall'approccio formativo.